Allora, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui oggi per potervi parlare dell'esperienza della registrazione EMAS nel comune Castiglione Pescaia, dove già da diversi anni ho un incarico professionale per il mantenimento dei vari riconoscimenti ambientali dell'ente, da cui appunto la registrazione EMAS. Per farvi un quadro della nostra situazione, vi illustrerò in maniera più generale il contesto nel quale appunto ci troviamo, le caratteristiche del nostro territorio. Come si fa? Andiamo via la presentazione. Dunque, Ok, quindi un quadro generale per contestualizzare Castiglione della Pescaia e poi passerò a soffermarmi più nel dettaglio su quelli che sono i vantaggi che il Comune ha ottenuto grazie all'uso di questo strumento, ma anche le difficoltà riscontrate, in modo che dall'analisi delle luci e delle ombre dell'EMAS nella nostra esperienza, le istituzioni più presenti e anche i comuni intervenuti possano trarre spunti per il futuro. Castiglione della Pescaia, che non conoscete, è una località di mare a sud della Toscana, quindi in provincia di Grosseto, un territorio di circa 210 km², una popolazione residente che si aggira negli ultimi 10 anni, si è mantenuta costante tra i 7.300 e i 7.400 abitanti, per cui la densità abitativa è di circa 35 abitanti per km². Come il comune di Piombone, anche noi siamo un paese di mare, quindi caratterizzato da importanti flussi turistici che nel mese di agosto, che è un po' il mese di punta, ci fanno registrare circa 400.000 presenze turistiche ufficiali, che corrispondono a circa 13-14.000 presenze turistiche giornaliere in più. Ovviamente queste sono quelle ufficiali, quindi quelle che risiedono nelle strutture turistiche, ma non tengono conto dei flussi senza prenotamento, delle persone che albergano nelle seconde case o comunque negli appartamenti in locazione da privati. E considerato che abbiamo più di 10.200 seconde case, quindi più seconde case che residenti, si capisce come l'affluenza turistica sia in realtà molto maggiore di questi che sono i dati ufficiali quelli della provincia. La motivazione di questa grande affluenza è senz'altro ricercare nella bellezza del territorio, nella varietà paesaggistica che lo contraddistingue. Si va dai borghi medievali come quello di Castiglione, che è dominato da un castello aragonese del XV secolo, del quale vi abbiamo appunto una veduta, anche della parte nuova del paese che si è sviluppata nel dopoguerra nella costa. Sullo sfondo si vede una zona paludosa, che è il padule della Diaccia Butrona, che è una zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, popolata da centinaia di specie di uccelli, tra cui fenicotteri rosa, aironi, trabusi, eccetera, eccetera. Ci sono postazioni di birdwatching da cui si può osservare questa casa rossa, che è questo edificio imponente costruito all'epoca dei Medici a fini idraulici per tentare la bonifica di quest'area, che dal punto di vista naturalistico si può dire fortunatamente non è riuscita, permettendo di farci mantenere questa elevata biodiversità. A Punta abbiamo un attrezzatissimo porto anche per yacht di grandi dimensioni, una natura incontaminata, delle acque cristalline che caratterizzano anche la zona di Rocchette. Come vedete, queste sono le nostre acque, ma abbiamo anche importanti zone collinari, borghi delle cosiddette frazioni, i Poggi di Tirvi, Buriano, da cui si vedono panorami mozzafiato, e anche Vetulone è famosa per i suoi resti archeologici, il suo museo civico di Sgrofalchi e i suoi scavi, perché appunto è un importante sito etrusco. Dopo questa breve carrellata capite anche perché il nostro comune già da anni ottiene vari riconoscimenti ambientali. La bandiera blu e le strutture legalmente sono quelle più note al grande pubblico, ma si affiancano, vengono ampiamente supportate dalla certificazione ISO 14001 e dalla registrazione EMAS. Come vedete, la bandiera blu è stata ottenuta nel 1987, che fu l'anno istituzione del premio, nel 92 e poi consecutivamente dal 2000 al 2016, quindi per 19 bandiere totali. Le 5 vele sventolano sui nostri litorali dal 2000 e nel 2014 e nel 2015 abbiamo ottenuto il primo posto nella sigla dell'Ecoambiente, ottenendo il titolo di mare più bello d'Italia. Dopo direte perché mi soffermo anche su questo, perché spero possa essere utile per gli spunti di miglioramento. Come vedete, la certificazione ISO ce l'abbiamo dal 2000 e la registrazione EMAS, che è l'ultima arrivata dal 2006, quindi ormai sono 10 anni. È l'ultima arrivata perché probabilmente solo in un secondo momento l'amministrazione comunale si è resa conto che EMAS ha un valore aggiunto rispetto a tutti gli altri strumenti di gestione. Un valore aggiunto va ricercato innanzitutto nell'obbligo di fare un'analisi ambientale iniziale che permetta appunto un quadro generale degli aspetti, degli impatti e in relazione anche agli obiettivi, poi alla guardia ambientale che ci si danno.
il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali deve essere poi misurabile tramite appunto indicatori chiari, ma è soprattutto l'apertura, la trasparenza e la comunicazione privata delle informazioni ambientali che costituiscono questi elementi determinanti a differenziare EMAS dagli altri strumenti. Il nostro percorso per l'ottenimento della registrazione è iniziato intorno agli anni 2002-2003 grazie a questo progetto EcoMare, che è acronimo di EMAS per la Costa Mare in Mare, mi ha visto la collaborazione dei comuni limitrofi di Castiglione, Grosseto, Pollonia e Scarlino, che sono tutte località costiera, proprio finalizzata all'ottenimento della registrazione EMAS per tutti e quattro i comuni. Una volta ottenuto però l'obiettivo dell'ottenimento della registrazione, la collaborazione non è continuata, ognuno ha seguito appunto il proprio percorso. Ovviamente non mi soffermo a lungo sui vantaggi interni perché sono emersi un po' da tutti i contributi, il miglioramento del coinvolgimento del personale, quindi si è superato un po' il fenomeno tipico delle pubbliche amministrazioni che è la tendenza a lavorare un po' per compartimenti stagni, il miglioramento del controllo, della condivisione dei dati, indicatori, ma anche obiettivi e traguardi ambientali, e tutto questo ovviamente favorisce la comunicazione esterna perché è più facile sia rispondere alle richieste di informazione ambientale da parte dei cittadini, ma anche avere un dialogo più aperto per quello che riguarda gli impatti ambientali diretti e indiretti dell'ente. E poi non è da sottovalutare anche la facilitazione che questa registrazione ci ha permesso di avere nel rispetto degli obblighi normativi, ma non solo quelli ambientali, basti pensare per esempio alla normativa sulla trasparenza, che diciamo sulla quale ci siamo trovati già un passo avanti, così come è stato molto semplice redare il rendiconto di mandato. E in alcuni casi abbiamo anche anticipato la normativa rispetto di alcuni obblighi normativi, per esempio pensando agli obblighi sugli acquisti verdi che erano stati citati anche stamattina per quanto riguarda i criteri ambientali minimi da inserire appunto nei bandi per gli affidamenti di beni e servizi. Noi già dal 2002 abbiamo fatto un bando per l'affidamento della MES del servizio di riflessione scolastica a basso impatto ambientale, dove erano stati inseriti dei criteri premianti per l'uso di prodotti ecologici per la pulizia dei locali delle stoviglie, uso di prodotti di carta anche in questo caso ecologici, l'utilizzo dell'acqua caraffa per cui la ditta affidataria era obbligata a fornire dei naturalizzatori per l'acqua da mettere nei riflessi scolastici. Tutti spunti che avevamo preso proprio dai criteri ambientali minimi che erano già stati approvati con il Ministero del 2011, ma che sono diventati obbligatori a seguito del recente collegato ambientale entrato in vigore a febbraio e del codice degli appalti appunto di aprile. Tutto questo, tra gli altri vantaggi, bisogna inoltre ricordare la facilitazione dell'ottenimento di finanziamenti, sia perché tanti dati che si possono mettere in evidenza in una richiesta di finanziamento vengono tratti proprio da tutta l'analisi ambientale che sta dietro alla registrazione EMAS, ma anche perché le commissioni giudicatrici tengono in alta considerazione una richiesta di finanziamento proveniente da un ente registrato EMAS, e lo dovranno fare sempre di più visto che anche l'articolo 17 del collegato ambientale prevede proprio che la registrazione EMAS debba essere ritenuta come un criterio premiante nella formazione delle graduatorie laddove si vanno a dare finanziamenti e agevolazioni in materia ambientale. Qui c'è un breve elenco di alcuni esempi di bandi a quali abbiamo partecipato ottenendo finanziamenti, si va da bandi piccoli, regionali o provinciali per acquistare vari contenitori per la raccolta differenziata, quindi da 500 compostiere che sono state date in dotazione alle utenze domestiche a 20 campane per la raccolta stradale, a 200 bidoncini per la raccolta dell'umido per le strutture turistico-ricettive utenti del servizio porta a porta che anche noi, come diceva il Comune di Verona, facciamo nel periodo estivo. Tutti ovviamente prodotti in plastica riciclata con marchio plastica seconda vita. Poi abbiamo ottenuto finanziamenti per due impianti fotovoltaici grazie al bando ministeriale sulla scuola, una delle scuole medie e una delle scuole elementari. Progetti europei sul piano di sviluppo rurale che ci hanno permesso di riqualificare 160 km di sentieristica per rendere percorribili anche tramite trekking, cavallo e mountain bike e quindi unendo le varie frazioni. Progetti nel campo della pesca tramite il Fondo Europeo della Pesca, uno dei quali ha visto la valorizzazione della pesca turismo, l'altro invece la diffusione della conoscenza del pesce povero e delle specie ittiche occidentali e poco note. Sono stati molto graditi dai nostri turisti perché più di 40 uscite di pescaturismo sono state fatte gratis per gli ospiti delle nostre strutture, così come 24 degustazioni di pesce povero.
però in questo contesto mi preme soprattutto evidenziare quei progetti che sì hanno ottenuto finanziamenti grazie anche al contributo dell'EMAS, ma che hanno poi permesso un effettivo rapporto, coinvolgimento e sensibilizzazione degli operatori locali. Si va dal progetto Esperti d'Ambiente, con il quale avevamo l'obiettivo proprio di sensibilizzare gli operatori turistici ad adottare buone pratiche nella gestione delle loro strutture attraverso incontri tematici o dedicati magari all'uso del razionale della risorsa idrica, all'uso delle fonti rinnovabili, delle tecnologie energetiche efficienti, fino a diffondere anche la conoscenza della certificazione ambientale di prodotti e servizi. Ok, progetti di Agenda 21, progetti di bilancio partecipativo, progetti anche nel settore turistico per fare rete e creare dei gruppi di lavoro con gli operatori turistici che permettessero al comune di capire dove impostare le loro politiche ambientali e turistiche. Questi sono progetti che ci sono stati proposti da esperti esterni che hanno scelto di realizzarli o di proporli comunque in un comune registrato EMAS, sapendo quanto è importante per un comune EMAS fare iniziative partecipative di questo tipo. E il comune si è posto quindi anche come volano per il territorio, tant'è che l'associazione locale castiglionese degli operatori turistici ha poi attivato tante iniziative ecologiche per un progetto più grande finalizzato ad un'offerta green di tutto il territorio. Vado velocemente perché mi dicono che mi resta poco tempo, quindi hanno organizzato da soli gruppi di acquisto per biciclette da dare a disposizione ai loro ospiti, gruppi di acquisto per le lampadine LED per sostituire quelle nelle varie strutture, raccogliture di pile, prodotti monouso, eccetera. Ma dopo le varie luci arriviamo alle difficoltà. La prima difficoltà è quella della necessità di una figura dedicata a seguire l'EMAS dall'inizio alla fine, a coinvolgere, a fare la collante tra i vari settori. Questa figura è stata individuata in un esperto esterno in questo caso e questo è un rischio per l'amministrazione comunale perché comunque anche a seguito delle varie avvisi di selezione c'è il rischio di dispersione delle conoscenze. Come il professionista è caricato alla redazione della dichiarazione ambientale, non posso fare a meno di evidenziare la difficoltà di rendere effettivamente questo strumento comunicativo, semplice e di facile lettura per i non esperti. Perché comunque i dati che abbiamo sono tanti, i requisiti imposti dal regolamento sono tanti e c'è il rischio di sintetizzare banalizzando, no? Quindi per non banalizzare bisogna comunque dare un supporto a questi dati. E poi l'altro grande problema è quello che è legato al valore aggiunto della registrazione, cioè la comunicazione esterna. È vero che abbiamo fatto anche tante iniziative di coinvolgimento del territorio, ma in queste iniziative quello che passa generalmente non è il fatto che siamo comune EMAS, lo si dice, lo si ricorda sempre, però non si approfondisce mai nel dettaglio cosa questo significa per il comune. Si passa il messaggio generale di attenzione all'ambiente ed è quello ovviamente che serve. Però bisognerebbe anche cercare di valorizzare un po' di più questo strumento EMAS, di renderlo più comunicativo, di far capire meglio alla gente di cosa si tratta. Come un po' succede, come dicevo prima, per le bandiere blu e le 5 vele, che sono più note al grande pubblico, sono più facili da capire e vengono comunicate più facilmente tramite anche singoli eventi o materiali informativi dedicati. Eventi che vanno dalla conferenza stampa di consegna delle bandiere agli stabilimenti balneari, che è comunque un modo, un'occasione per ricordare i criteri di assegnazione delle bandiere fino a eventi grandi come Expo alle quali ha partecipato legalmente portando anche le esperienze dei comuni premiati 5.000. Quindi bisognerebbe che anche a livello di EMAS si cercasse di creare eventi proprio EMAS per portare EMAS tra la gente, per fare più, facendo magari anche rete fra vari comuni, ma non solo rete come ho visto tante esperienze per mantenere costantemente la registrazione in maniera congiunta e collettiva, ma anche per appunto avvicinare EMAS al cittadino. Ovviamente questo potrebbe essere, diceva prima, non c'è bisogno, non si devono solo chiedere finanziamenti, però ecco, se ci fossero finanziamenti da parte del Ministero, anche nei piccoli, nel creare eventi, nel creare reti, nel supportare l'amministrazione in queste spese di collaborazione esterna, abbiamo visto che rappresentano per tutti una difficoltà. E arrivo alle conclusioni, l'ultimo spunto che vi vorrei dare è quello per l'ISPRA, per il Comitato EMAS della sezione EOLAV, è quello di premiare, anche se non economicamente, ma semplicemente dando per esempio un premio come si fa per le migliori dichiarazioni ambientali, anche un premio a chi realizza i migliori eventi EMAS, gli eventi più comunicativi, più finalizzati a far capire al semplice cittadino l'impegno che sta dietro a questo percorso e poi
il comitato dovrebbe anche stimolare e partecipare alla creazione di queste reti, oltre che magari un piccolo aiutino per dare dei feedback a chi diciamo invia poi al comitato le dichiarazioni ambientali, per cercare di consigliare cosa è più utile da mantenere nella dichiarazione e cosa invece può essere ritenuto superfluo, perché magari facendo incontri, seminari anche proprio su questo tema si potrebbe effettivamente sfruttare questo documento in maniera molto migliore. E quindi niente, ben bene un'occasione di confronto come queste tra i vari enti, affinché tutte le varie istituzioni e soggetti a vario titolo coinvolti nella diffusione e nell'applicazione dello strumento EMAS possano iniziare appunto a condividere le proprie esperienze al fine appunto di rendere questo strumento più conosciuto dal grande pubblico. Ringraziamo la dottoressa Palumbo per la sua velocissima esposizione, perché in poco tempo è riuscita comunque a mettere sul tavolo una serie di input e di informazioni, non solamente su quello che è stato fatto, ma su quello che anche si dovrebbe fare. Due li prendo al volo: l'attività del comune come volano per il territorio, ciò che ha fatto e ciò che in qualche modo gli è stato chiesto. Ovviamente l'attenzione all'ambiente diventa l'elemento premiante, non il premio dato per, ma l'attenzione all'ambiente è l'elemento premiante. Questo è il punto su cui fare attenzione. Grazie. Una cosa, lei dice dovete essere presente anche quando noi facciamo le dimostrazioni, eccetera. Ditecelo. Certo, no, se ce lo dica, magari possiamo anche essere presenti. Purtroppo, appunto, avendo fatto tanti progetti, per cui lo sappiamo, saremo essere presenti. Se non lo sappiamo, poi ci diventa difficile. Il problema è che non abbiamo ancora fatto eventi incentrati sull'EMA, perché a monte, secondo noi, c'è ci dovrebbe essere un po' più di diffusione prima della conoscenza di cosa questo strumento è. Noi come comuni ci proviamo nel nostro piccolo, se si riesce a coordinare le forze per provarci tutti insieme. Raccogliamo l'invito. Passo la parola. Ok.